più accattivanti. Un dono scelto lì vale il doppio. È un gesto d'affetto per chi lo riceve, un aiuto alla comunità che l'ha realizzato. Perché avete comprato qui? Allora, intanto è un paralume per lei perché sono cose particolari, non si trovano in altri negozi. Si può fare un acquisto molto particolare e con un fine comunque economico anche di aiutare le popolazioni che hanno più bisogno di noi. Oggetti particolari dal sapore lontano prodotti nei paesi del cosiddetto sud del mondo, realizzati però senza che chi li commissiona e acquista sfrutti chi li produce, pagati insomma il prezzo equo. All'inizio era affare ristretto a pochi alternativi, oggi tutto questo è diventato negozi sofisticati, linee di prodotti curate, roba insomma da fare, concorrenza vera allo shopping tradizionale. È l'evoluzione dell'altro mercato e delle sue botteghe del commercio equo e solidale, quello che fattura oltre 29 milioni di euro e chiude un anno in aumento del 10%. Il commercio equo è sempre più conosciuto, e si conosce il valore che ci sta dietro di lavoro con i produttori e quindi i soci del consorzio stanno aprendo nuove botteghe un po' in tutta Italia, anche all'estero. Dagli alimentari ai cosmetici, al vestiario, fino ai prodotti per l'arredo della casa, ormai ce n'è per tutti i gusti e per tutti i clienti, vecchi e nuovi. Il commercio eco si è spostato verso il centro storico delle città, verso zone dove non era conosciuto e quindi le persone si sono rese conto che i prodotti sono bellissimi, sono di altissima qualità e li vengono a cercare. Lo sport, medaglia d'argento nei...